La cantante, che quest'anno tornerà in gara a Sanremo, parla del suo show su Canale 5 e rifiuta l'associazione alla parola flop, comparandolo ai numeri di Baglioni, c'è il mondo intero nel cast. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Iva Zanicchi senza pietà sullo show di Claudio Baglioni. L'Aquila di Ligonchio, che quest'anno tornerà in gara al Festival di Sanremo dopo aver trionfato in 3 occasioni, ha parlato in un'intervista al settimanale Oggi dello show del collega su Canale 5, UA, che se rapportato al cast d'eccezione si è rivelato un chiaro insuccesso in termini di ascolti. Poche settimane prima c'era stato un altro show sulle reti Mediaset, Diva, dedicato proprio alla carriera di Iva Zanicchi. Che in 2 serate non ha mai superato i 2 milioni di telespettatori, fissa al 13% di share. Interrogata sul tema, Zanicchi ha detto senza mezzi termini, è allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi? E ha visto che casta a lui? C'è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Iva Zanicchi allude appunto ai risultati di ascolto delle prime 2 puntate di UA, ne è prevista ancora una terza, schiacciate dalla concorrenza di Ballando con le stelle che su Rai 1 ha ottenuto i migliori risultati stagionali. E l'artista chiama in causa proprio le dimensioni dello spettacolo, sottolineando come quello di Baglioni siano uno show con ospiti da urlo, a differenza di quanto è stato dato in dotazione a lei, io al confronto ho ricevuto 4 amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Baglioni ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente.